in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un caro saluto agli amici di Radio Più. Oggi parleremo di un focus, ossia di un legame che la comunicazione e i media hanno, che è quello con la Chiesa. La Chiesa si è sempre interessata alla comunicazione, lo ha fatto quasi in maniera profetica. Molti documenti magisteriali della Chiesa Cattolica infatti riguardano i temi comunicativi, primo tra tutti l'Inter Mirifica, che è un documento conciliare, siamo alla fine degli anni 60, che per la prima volta si rese conto dei media come meravigliose invenzioni. Quindi per la prima volta si rese conto che i media possono essere certamente degli strumenti complessi con ricadute negative, ma possono avere anche straordinarie potenzialità. La Chiesa ha continuato la sua riflessione sulla comunicazione, lo ha fatto attraverso appunto il proprio magistero, ma lo fa ogni anno con un messaggio che appunto rimanda alla cosiddetta giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Ogni anno infatti il Papa scrive un messaggio che analizza un tema comunicativo. Il tema di quest'anno sarà dedicato alle fake news, ma la Chiesa in questi decenni ha parlato di tanti temi legati alla comunicazione. Un altro aspetto di questo profondo legame tra Chiesa e comunicazione riguarda proprio la comunicazione della Chiesa. Sappiamo che la Chiesa comunica in vario modo, pensiamo alla Radio Vaticana, pensiamo ai giornali, pensiamo alla presenza online e pensiamo anche alla riforma in corso dei media vaticani, una riforma complessa, una riforma integrata che va proprio nella direzione dell'integrazione e nella direzione della digitalizzazione. Quindi la Chiesa è attenta alla comunicazione, sia da un punto di vista magisteriale, di contenuto, di riflessione documentale, ma anche da un punto di vista applicativo, di azione concreta, e lo vediamo quotidianamente. In ultima analisi, un piccolo riferimento a Papa Francesco. Papa Francesco è uno straordinario comunicatore, un comunicatore, possiamo definirlo, perfetto della parola di Dio. E non a caso, secondo Papa Francesco, il perfetto comunicatore è rappresentato dal buon samaritano. Chi è il buon samaritano? Il buon samaritano è colui che incontra un moribondo sul ciglio della strada e se lo carica in spalla, cioè decide di farsi carico delle sue sofferenze. Ecco, la comunicazione secondo Papa Francesco è proprio questa: farsi carico dell'altro. È una comunicazione che può essere tradotta come prossimità, come incontro e come carità.